battere tu, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Ultimo giorno di festeggiamenti, ieri in onore di San Giuseppe, santo patrono di Bagheria. La festa si è conclusa nel migliore dei modi, con un concerto apprezzatissimo dai tanti accorsi, non solo dalla città delle ville, ma da tutto il comprensorio. Quest'anno l'amministrazione, dopo diversi anni di deficit finanziario, ha potuto infatti impegnare somme per cultura e spettacoli e il risultato è stato grandioso. Ieri sera alle 22 sul palco allestito in Piazza Amatrice, le melodie di un maestro della musica italiana, Amedeo Minghi, che ha proposto alcuni dei brani del suo ultimo lavoro dal titolo Tutto il tempo, e naturalmente anche i successi storici che lo hanno reso famoso non solo in Italia ma nel resto del mondo. In serata, prima del finale con il consueto spettacolo di fuochi d'artificio, il cantautore romano ha fatto cantare tutti i bagheresi, intonando alcune tra le più note e belle canzoni da lui scritte ed eseguite, tra i brani 1950, Vattene amore, La vita mia, e anche il brano dedicato a Papa Wojtyla, un uomo venuto da lontano. Sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. Particolarmente apprezzato anche il corteo storico in abiti dell'Ottocento, con partenza dall'Arco del Padre Eterno, che ha attraversato via Palagonia, l'omonima villa e Corso Umberto, con la conclusione in Piazza Amatrice, evento curato dall'associazione Belle Époque. Tradizionale la conclusione e il saluto dell'edizione 2018 della festa di San Giuseppe con i fuochi d'artificio, che hanno illuminato la notte bagherese e lasciato tanti cittadini con il naso all'insù per oltre 15 minuti. La festa di San Giuseppe è stata come sempre molto sentita e partecipata da bagheresi e non solo, un evento che ogni anno richiama nella cittadina migliaia di fedeli, turisti e partecipanti. La devozione, particolarmente sentita, sottolinea i forti vincoli della tradizione che, sedimentandosi nel tempo, ha costituito un complesso apparato simbolico.